Piccolo Teatro di Milano, un'icona culturale della città, un luogo che rappresenta un'eccellenza del nostro paese con un respiro teatrale internazionale, un'oasi di intelligenza e di ricerca. Oggi avremo il piacere e il privilegio di incontrare il presidente del Piccolo Teatro di Milano, il professor Salvatore Carrubba. Buongiorno Presidente, grazie. Benvenuto al chiostro. Ah sì, esattamente, grazie di averci ricevuto nel chiostro rinascimentale di Palazzo Carmagnola, dove abitò Cecilia Gallerani, che è stata poi ritratta dal famoso dipinto di Leonardo da Vinci, La Dama con le Merlì. Che pare venisse qui a organizzare feste anche qui, Leonardo. Leonardo era un viver. Sì. Era uno che le feste le ampliava nella sua bellezza estetica, ma soprattutto anche nei contenuti. Oggi sarebbe un creatore di eventi, pensi un po'. Poi, probabilmente sì. Senta, durante la sua vita professionale, attraverso i suoi numerosi incarichi da direttore della Fondazione Luigi Naudi, due volte assessore alla cultura con la Giunta Albertini, assessore alla cultura per i comuni di Milano, direttore editoriale del Sole 24 Ore e infine professore universitario allo IULM, lei ha avuto, ritengo, una terrazza privilegiata per poter osservare le vicende socioculturali del nostro paese. Quali sono, secondo lei, questi eventi, quelli che ci hanno coinvolto direttamente come cittadini? Ma guardi, io andrei, per rispondere a questa domanda, la dimensione non può che essere doppia, una dimensione universale, o meglio, insomma, una dimensione extra-italiana e una dimensione milanese, perché in tutti i modi questi momenti fatali, potremmo così dire per riprendere il titolo di un bel libro di Zweig, sono stati momenti che a Milano molto spesso hanno avuto l'epicentro. E io, non essendo ormai troppo giovane, andrei a ricordarne un paio di questi momenti. Il primo sicuramente sono stati gli anni di piombo. Gli anni di piombo hanno segnato, credo, una generazione nel nostro paese. E in Milano questo peso è stato sempre molto forte, non soltanto per i ragazzi che hanno perso la vita, per i ragazzi che si ammazzavano, ma anche per la vita che facevano i cittadini, anni di buio, di tristezza, di paura a uscire. Io ricordo quando questo sentimento venne superato, la trasformazione incredibile che ebbe la città. Forse noi non ce la ricordiamo più, i più giovani se la ricordano, però oggi noi diciamo che Milano è rinata, eccetera. Beh, quelli lì furono anni veramente di rinascenza, quando la gente ricominciò a poter conquistare la città, la dimensione anche urbana. Primo. Secondo, un aspetto che ha segnato, secondo me, la storia della Repubblica è la fine della cosiddetta Prima Repubblica. Questo si inserisce in una crisi più generale, secondo me. Noi la chiamiamo in Italia fine della Prima Repubblica, però una trasformazione radicale della politica è avvenuta in tutto il mondo e questa trasformazione si è manifestata nel fatto che la gente ha perso molta fiducia nei confronti della politica. La mia e la nostra generazione, possiamo dire, forse, anche se lei è più giovane, però sicuramente era una generazione abituata al confronto, abituata. Io fra poco dovrò andare nel mio vecchio liceo al Parini e insomma lì a 18 anni insomma il confronto era molto forte. Oggi tutto questo si è perso perché i ragazzi, la gente, quando ha un impegno verso che non sia puramente individualistico, si dedica esclusivamente a cause singole, quindi l'ambiente, la difesa del genere, le differenze sessuali, l'animalismo, eccetera, eccetera, eccetera. Si è perso di vista molto una visione della politica come tentativo di dare risposta a problemi collettivi e generali.
E questo dipende anche dal fatto che sono venuti meno appunto i partiti come sistemi di elaborazione di idee, perché i partiti non erano soltanto società di malaffare, erano anche ambienti nei quali si discuteva e si poteva discutere con persone come Nenni, come Berlinguer, come Malagodi, come Saraga, per dire. Ecco. Quindi questo secondo me ha inciso molto sulla qualità della politica e quindi sulla qualità della democrazia. Il terzo aspetto che si sente molto a Milano, che si è sentito molto a Milano e che ha cambiato secondo me in positivo la città è stata la fine della dimensione puramente industriale. La trasformazione di Milano è stata una trasformazione che è stata quasi miracolosa, perché tante altre città in Europa come Milano, potremmo fare tanti nomi, anche di città gemellate con Milano, hanno avuto quel destino. Una città industriale, le industrie hanno chiuso, sono fallite queste città. Milano no, Milano è ogni volta risorta sulle proprie ceneri. E lo ha fatto anche basandosi molto sulle proprie energie, non su un disegno politico che faceva il sindaco o chissà quale ministro o quale assessore, perché la città ha saputo reagire e questo ha dato alla città una forte dimensione, non dico di autosufficienza, però insomma di orgoglio e anche di una certa sicurezza che sicuramente nei momenti di crisi fa bene. E forse anche c'era nella cenere che lei poco prima accennava, c'è una vivacità culturale. Poi, che ha tenuto sempre acceso il fuoco. Questo è uno dei santuari di questa... Senta, professore, il piccolo teatro ha ospitato sul suo palcoscenico attori di elevata levatura, da Giorgio Albertazzi a Massimo Popolizio, passando da Gigi Proietti con il suo Socrate. Qual è l'attore che le ha lasciato, o l'attrice che l'ha che gli ha lasciato un ricordo indelebile? Guardi, rispondo tradendo un po' la sua domanda. Allora, le attrici sono sicuramente Valentina Cortese e Giulia Lazzarini, che abbiamo ancora qui tra noi, e sicuramente con loro ricordo grande attore come Ferruccio Soleri, quindi tre colonne della storia del piccolo, che sono tre colonne della storia del teatro italiano. L'attore forse non ha avuto, credo, tanti elementi di contatto col piccolo teatro e si chiama Salvo Randone. Perché io ricordo che quando appunto negli anni del liceo si cominciò ad andare a teatro, allora era molto più facile per i ragazzi, era quasi naturale andare a teatro di quanto non sia poi diventato. Beh, insomma, Salvo Randone mi fece scoprire il teatro, mi incantò, mi lasciò stupefatto. Ricordo certe interpretazioni di Pirandello, Enrico III, che hanno fatto di questo attore sicuramente qualcuno che ha segnato un po' il mio avvicinamento. Poi siciliano come lei, Salvo. Poi accanto a loro vorrei ricordare però gli spettacoli. Bene. Perché ci sono stati degli spettacoli che hanno segnato veramente il mio atteggiamento nei confronti del teatro. Il primo, e sono due spettacoli nel piccolo, il primo è stato I Giganti della Montagna di Pirandello. E con la regia di Strehler, che io vidi proprio qui e nella sala, l'unica sala del piccolo di allora, di via Rovello, e fu uno spettacolo che mi impressionò enormemente, perché era uno spettacolo lungo, denso, non era forse la regia più luminosa di Strehler, però certamente quel teatro lì, quello spettacolo, mi fece capire quanto possono essere forti gli elementi di attrazione, di fascino che esercita il teatro. Bene, professore. Senta, a proposito sempre di teatro e soprattutto qui che siamo al piccolo, tra gli intenti programmatici iniziali vi era quello di creare un teatro dell'arte per tutti. Quanto è difficile, quanto è complesso oggigiorno rispettare questo spirito dei suoi fondatori, quindi di Giorgio Strehler, di Grazia, della sua moglie Nina Vinti, soprattutto nella quotidianità e nella programmazione di una stagione teatrale? Questa domanda bisognerebbe fare al direttore Claudio Longhi, che in questo, come il suo predecessore Sergio Escobar, sono stati molto bravi, sono molto bravi nel tenere fede a questo adempimento e a questo motto, che non è soltanto un pezzo di storia del piccolo, ma è l'impegno quotidiano. Per quanto mi riguarda, io credo che l'impegno non sia facile, ma non sia impossibile, alla condizione essenziale di mantenere in un teatro, primo ovviamente la curiosità, secondo il pluralismo, terzo l'autonomia.
nel senso che molto spesso queste doti, che sembrano così abbastanza banali, in realtà sono messe gravemente a repentaglio. Se la politica si occupa troppo della cultura dello spettacolo, e beh, lì fare teatro d'arte per tutti comincia a diventare difficile. Se il pluralismo comincia a essere guardato con sospetto, il per tutti anche lì diventa molto pericoloso. Quindi io credo che noi dobbiamo tutti, e nel tutti metto non soltanto gli uomini dello spettacolo, categoria alla quale non appartengo, ma gli uomini di cultura, i politici, gli amministratori, la società civile, devono garantire al teatro, un teatro per essere vitale, questo appunto, di essere pluralista e di essere autonomo quanto più possibile dalla politica e anche dalle pressioni dell'altra forza che consente la sopravvivenza delle formule culturali, cioè l'economia privata, insomma gli sponsor. Da questo punto di vista, per esempio, il ruolo storico che ha svolto e continua a svolgere il piccolo teatro è stato quello di portare in Italia, a Milano, degli spettacoli internazionali che era molto difficile vedere altrove. Questa apertura all'internazionalità è una caratteristica della città che ospita il piccolo ed è una delle vocazioni che, anzi degli obblighi in qualche misura, diedero al piccolo quando lo fondarono. Quindi non essere troppo gelosi gli uni dagli altri, però insomma sfilare la tela per quello che si è capaci, ciascuno a modo suo. Senta Presidente, lei è siciliano, esattamente di Catania. La Sicilia è una terra dalle fortissime contraddizioni, che però riescono in maniera eterogenea a trovare un equilibrio. Goethe nel suo viaggio in Italia dice esattamente: l'Italia senza la Sicilia non ha nessun valore, è nella Sicilia che si trova il senso di tutto. Condivide con noi cortesemente qualche ricordo della sua infanzia in Sicilia. Ma guarda, la mia infanzia in Sicilia è stata breve ma intensa, nel senso che in Sicilia io in realtà ho vissuto pochi anni, perché il papà in quegli anni lavorava per un'azienda milanese, Alfa Romeo, e quindi girava molto per l'Italia. Ma siamo stati anche a Catania. È intensa perché però i parenti, i nonni, gli zii, eccetera, erano lì, e quindi lunghe estate, meravigliose estate siciliane, me le ricordo e ne ho un ricordo straordinario. E quindi tutto questo non si dimentica, non si dimenticano le radici, non si dimentica la cultura dalla quale nasce. Ho ogni tanto qualche rammarico del fatto che quell'equilibrio al quale lei accennava mi pare non sempre facilissimo da raggiungere, non soltanto in Sicilia, ma sì, ovviamente dalle nostre parti in modo particolare. Speriamo che comunque, ecco, io spero che il futuro, per esempio, assicuri alla Sicilia una integrazione maggiore di quanto non sia successo fino adesso nei grandi flussi internazionali. Del resto la Sicilia era quella cosa lì. Sì. E non lo era soltanto ai tempi degli arabi, ma lo era anche ai primi del Novecento. Palermo è una delle più grandi e più illustre e più brillanti città europee. Il Teatro Massimo di Palermo, per non parlare del Teatro Massimo di Catania, che in qualche misura rappresenta la stessa vocazione, la cultura, la stessa ambizione, è uno dei più belli d'Europa. Il sistema universitario, l'Università di Palermo e di Catania sono università illustri, antiche, eccetera. Quindi non è che sia stata una terra abbandonata, desolata, periferica. Dobbiamo recuperare questo ruolo di centralità e secondo me i nuovi scenari geostrategici in qualche misura faranno riaccendere i riflettori sulla Sicilia e aumenteranno la responsabilità dei siciliani. A proposito di riflettori sulla Sicilia, professore, lei che cosa pensa? La costruzione, l'ipotetica costruzione sullo stretto di Messina, placherà finalmente Scilla e Carrini? Al di là della battuta mitologica, lei ritiene che sia più importante la costruzione dello stretto di Messina o la modernizzazione della rete ferroviaria e stradale all'interno della Sicilia? Oppure entrambi sono unite da un finito? Sono due cose che vanno assolutamente insieme, perché fare il ponte e poi avere 5 ore da spendere per andare da Catania a Palermo non ha senso. Però il fatto che da Milano a Catania si possa arrivare non in 25 ma in 12 ore, secondo me cambia la geografia. Non dimentichiamoci che la Frecciarossa ha cambiato la geografia di questo paese e la vocazione di molte zone, pensiamo tutto alla fascia che va da Milano a Venezia a Bologna.
Io sono confidente del fatto che un processo di questo genere rimetterebbe in circolo fortemente l'economia, ma soprattutto il senso di appartenenza alla Sicilia. Forse questa solitudine, che è una forma di isolanità della Sicilia, potrebbe essere corretta. Bene. Senta, Presidente, relativamente all'intelligenza artificiale di cui accennavamo prima, mentre che lei prendeva appunti su un quaderno, sì, e quindi io usava la penna mentre scriveva, e quindi io dicevo che finalmente, come da studi scientifici, c'è la connessione mano con il cervello. Speriamo che ci sia la connessione, nel mio caso. Come valuta? Allora, l'intelligenza artificiale è realmente intelligente? O meglio, ipoteticamente, noi potremmo avere delle commedie teatrali di grande spessore artistico scritte da una intelligenza artificiale? Bisogna chiederlo a Shakespeare questo. Io spero di no. No, io penso, adesso al di là delle battute, io credo che, leggevo l'altro giorno su Financial Times un'intervista a uno scrittore, non mi ricordo come si chiama, americano, grande scrittore di fantascienza. Sì. Gli facevano più o meno questa domanda e lo scrittore rispondeva, dice: guardate, Questa domanda è viziata dal fatto che noi usiamo un'espressione che non avremmo mai dovuto usare, intelligenza artificiale. Se negli anni 50 non avessero coniato questa espressione intelligenza artificiale, che tanto ci spaventa, oggi staremmo meglio. Noi dobbiamo parlare semplicemente di statistica applicata, perché in fondo gli algoritmi quello fanno, cioè lavorano su statistiche, poi diventano sempre più potenti, sempre più veloci, e quindi diventano sempre più capaci di dare risposte apparentemente sensate. Poi in realtà ci accorgiamo che molto spesso non sono sensate. Allora, questo è il punto. Cioè, secondo me, io credo che i problemi siano enormi dell'intelligenza artificiale. Ce ne pongono di enormi, etici, economici, sociali, politici, per carità. Detto tutto questo, però, i problemi vanno risolti. Io dico sempre, quando alla fine del 400 quel matto inventò la stampa, i saggi dell'epoca dissero: questa è una follia, avere i libri, perché i libri cosa faranno? Diffonderanno idee e il mondo crollerà. E avevano ragione loro, perché il mondo cambiò grazie ai libri. Ma aveva ragione Gutenberg, non quelli lì. Allora noi non possiamo dire: ah, blocchiamo tutto. No, dobbiamo cercare di capire come un sistema possa governare. Credo che la strada sia quella, cercare di governare un fenomeno che sicuramente pone, ripeto, dei problemi molto grossi da tutti i punti di vista. Io credo che veramente questa sia una svolta nella storia dell'umanità particolarmente importante e che dobbiamo affrontare governandola. Lei è stata assessora alla cultura per il Comune di Milano per 2 legislature. Milano è sempre stata osservazione curiosa del presente. Milano ha sempre mostrato tensione e attenzione verso qualsiasi tipo di movimento, movimenti culturali, tecnologici, urbanistici. Parlavamo prima di Leonardo, dagli Sforza che invitarono e accolsero Leonardo fino ad Expo 2015, dove Milano è quasi rinata. Le prossime tappe della metropoli lombarda si chiamano, la principale tappa della metropoli lombarda si chiamano le Olimpiadi del 2026. Lei ritiene che lo spirito, il DNA di questa città possa continuare e ancora migliorare, oppure siamo già all'apice, quindi la parabola no, massima, e scenderemo? No, non c'è mai un apice, nel senso che si può andare avanti, si può andare indietro, per carità, non c'è sicuramente una traiettoria definita sempre verso l'alto. Io credo che Milano abbia in sé tutte le risorse per poter andare avanti nel mantenere una posizione di grande centralità in quel processo che lei definiva così bene, cioè un processo basato su un'innovazione di carattere anche sociale, che fa di questa città un esempio, secondo me, di governabilità. Poi non dimentichiamo anche le dimensioni: Milano è resa facile perché, come la chiamo io, è una metropoli tascabile, quindi i problemi anche dal punto di vista quantitativo sono più facilmente governabili, e quindi io quello che mi auguro è che questa governabilità venga messa alla prova. Pensiamo per esempio al tema dei trasporti. Milano ha una rete di trasporti che è sicuramente inferiore a quella di Londra, allora noi dobbiamo cercare di ottenere lo stesso grado di
di omogeneità, di concentrazione, di efficienza nel sistema dei trasporti, che faccia sì che Milano resti un perno che non diventa esclusivo ed escluso per tanti altri. Seconda questione, Milano è una grande risorsa che solo da pochi anni ha scoperto, che è il sistema universitario. E quando io ero assessore mi ricordo fui primo, me lo riconobbero gli assessori, assessore che mise intorno a un tavolo gli assessori dell'università milanese. Decine di migliaia di persone da tutto il mondo decidono di venire a studiare a Milano, la dice lunga sul grado di attrattività di questa città. Ecco, noi dobbiamo fare in modo di difendere e di rafforzare questa attrattività. Bene. Cambiamo completamente argomento, Presidente. Parliamo di un grande artista teatrale, un cantante, un artista poetico, Giorgio Gaber, che cantava che la libertà è partecipazione. Sì. Io amo profondamente Dante. E 700 anni prima Dante Alighieri scriveva «Libertà va cercando come sa chi per lei vita rifiuta», citando Catone Lutticense e, tra virgolette, dequalificando un peccato mortale a un peccato lieve, perché non è più in inferno ma bensì in purgatorio. Ecco, la vera libertà che cos'è? È quella collettiva, quindi di una partecipazione complessa per raggiungere il bene comune, o la libertà è individuale, quindi la celebrazione di se stessi per essere in armonia con il creato? Beh, guardi, credo che su questo questa domanda sia molto importante anche per capire quale potrà essere il futuro della democrazia liberale in tempi nei quali, come gli attuali, si parla molto anche di democrazia illiberale, che è una contraddizione in termini, evidentemente, alla quale però molti abboccano. Io credo che in questi anni abbiamo scoperto il fatto che una visione esasperata della libertà come dimensione esclusivamente individuale sia da rivedere o comunque da ripensare. E dico sempre, ricordo sempre le parole di un grande politologo liberale che non era certo di destra, Ralph Dahrendorf, il quale diceva che la libertà al giorno d'oggi è fatta di due poli: le chance di vita, cioè la possibilità appunto di poter accedere a molte opportunità nella propria vita e quindi dare soddisfazione ai propri bisogni, ai propri desideri, alla propria natura, alle proprie aspirazioni. Aspirazioni, benissimo. L'altro elemento sono quello che lui chiamava le legature, cioè diceva: se in una società non ci sono degli elementi che ci permettono di stare insieme, ovviamente tutto il sistema viene giù. E io credo che, complice anche oggi il modo nuovo di comunicare attraverso i social, questo rischio si sia fatto molto forte. Quindi chiaramente, come liberale, io non posso che credere nell'autonomia individuale, nella sfera della libertà, dell'allargamento dei diritti, ci mancherebbe altro. Non posso non credere alla dimensione sociale della libertà, e quindi quella canzone che lei ha citato di Gaber, mi ricordo che noi la usammo, noi giovani liberali, come leitmotiv, come colonna sonora della fine di una campagna elettorale qui a Milano per il Partito Liberale, proprio perché ci credevamo e ci crediamo in questa visione. Però dobbiamo riscoprire alcuni legami. E io credo che questa riscoperta dei legami passi attraverso la riscoperta, torno a dire quello che dicevo all'inizio, una riscoperta della politica. Quindi trovare strumenti, canali e mezzi per ridare alla politica una vocazione che non sia puramente fossilizzata su questioni singole, ma sulla capacità di guardare un po' la società e di considerare quindi gli interessi di tutti e non soltanto quelli del gruppo al quale si appartiene. Grazie, professore. Senta, concludiamo con una domanda, prima di entrare nella sfera personale, ma in maniera molto breve, ritornando a teatro. All'inizio degli anni Ottanta, il grande Edoardo De Filippo tenne una serie di lezioni alla Sapienza di Roma. Anzi, ci fu pure un epocale incontro con un altro grande gigante della drammaturgia, con Carmelo Bene. L'episodio che però voglio sottolineare è quello di uno studente che polemizza e, per mettersi al centro dell'attenzione, fa il gesto di abbandonare l'aula. Edoardo gli urla l'importanza vitale della pazienza, perché, dice fra gli applausi, se non hai pazienza di ascoltare gli altri, non hai pazienza neanche di ascoltare te stesso. Aveva ragione Edoardo, professore, e come si unisce questa indicazione del maestro napoletano con
lo slogan attuale che, tra virgolette, utilizzano tutti nel mondo dei social, ma anche nel mondo del lavoro, del "Sei hungry, sei foolish" di Steve Jobs. Quindi, giovani, in poche parole, lei che ne ha contatto quotidianamente con il suo ruolo di professore universitario, devono essere delle spugne per assorbire la cultura e della cultura che li circonda e che quindi poi per poi trovare una propria strada. No, io alla domanda che mi faceva sulla posizione circa quello che disse Edoardo, sono d'accordo con Edoardo e avrei detto non soltanto che bisogna avere pazienza, ma bisogna avere soprattutto tolleranza, nel senso che se appunto quando una persona dice qualcosa di diverso da quello che dico io, prendo e me ne vado, non si può fare nessun pezzo di strada insieme. La politica si fa in un posto che si chiama Parlamento, proprio perché serve parlarsi, sennò se uno va via poi non succede. Ecco. La dimensione della comunicazione attuale sta facendo trascendere questo scenario, nel senso che molto spesso la propensione è quella di appartenere a gruppi che non accettano il dialogo con chi la pensa in maniera diversa. Poi ci sono tanti studi che dicono che in realtà non è così, che un'esposizione al pluralismo comunque c'è. Però credo che una tendenza da parte di molti a rinchiudersi in queste famose bolle ci sia, e questo attualmente è molto pericoloso. Quindi, tornando all'altra domanda, essere spugne. No, io augurerei ai ragazzi di leggere un piccolo, qualche pagina di un famoso pensatore, si chiama Isaiah Berlin, nel quale ha scritto un libro, Il riccio e la volpe, nel quale dice che fra il riccio e la volpe, il riccio sa una cosa e sa quella, la volpe sa tante cose. Ecco, bisogna essere come le volpi, perché per sapere tante cose bisogna anche essere pronti a imparare, essere pronti a mettersi in gioco. Quindi la curiosità è importante. La curiosità è fondamentale. Quindi io, più che stay foolish, eccetera, che mi pare ormai perfino abusata, direi più sii curioso e sii tollerante. Senta, lei ha citato un libro che io non conosco e che leggerò volentieri. Lei attualmente a Radio 24 Ore ha questa rubrica dal titolo Un libro tira l'altro. Sta presentando dei libri molto interessanti. Io adesso ho sentito l'ultimo che parlava della dimensione della Galilea, dove Gesù Cristo, in poche parole, camminava quasi nella regione Lombardia, ecco, Massimo. Ma neanche, probabilmente le dimensioni erano anche minori. Roberto, se dovesse indicarci tre libri, considera patrimonio dell'umanità, quali consiglierebbe? Asciugo una risposta che diedi quando mi chiesero per l'almanacco del bibliofilo cinque libri: la Bibbia, la Divina Commedia, le opere di Shakespeare e, se potessi fare una violazione, l'Antigone. Quarto libro. Sa che Shakespeare dicono che probabilmente avesse origini siciliane. Questa la conforta, le dà maggior orgoglio oppure? Mi dà maggior orgoglio per Shakespeare. Bene. Senta, professore, quali sono le sue attività principali fuori dai lunghi momenti lavorativi? Appunto, ce n'è tanto. Ma guardi, cercare di essere curioso, quindi cercare di andare ogni tanto al cinema, di non vedere soltanto gli spettacoli del piccolo, di leggere qualche libro non per dovere ma per piacere, e poi anche un po' di conoscere sempre meglio questa nostra Italia e questa nostra Europa. Io non sono molto appassionato di viaggi esotici, però mi piace molto tornare un po' alle origini, in cui trovo veramente un'origine comune, per cui andare, che so, per borghi. Però sì, non lo so se per pochi. No, per borghi. Ah, per borghi. Sì, borghi. Per borghi, ma soprattutto, sì, per borghi certamente, ma anche fuori dall'Italia, perché visitare una cattedrale gotica, una cattedrale romanica in Germania o in Francia mi fa sentire a casa, perché mi sento appartenere a quella civiltà e a quella storia. Questo mi conforta molto. Presidente, io la ringrazio del suo tempo, della sua disponibilità. Spero di poterla incontrare per qualche altro avvenimento. Volentieri. Tra Milano. Aspettiamo. E chissà mai, da Savia, in Viale Etnea, a Catania, ci mangeremo un arancino insieme. Un arancino. Sì, no.
Forse c'è dall'altra parte, come ben sa, che si dicono arancina. Facciamoli sposare, dai. Facciamoli sposare, esatto. Grazie ancora, professore. Grazie a voi. Arrivederci.